Buongiorno, grazie della tua curiosità. Buongiorno. Chiedere, cosa pensi che verrà il giorno che ci sarà una religione universale? Certo. Verrà il giorno che ci sarà una sola religione, perché Dio è uno ed è il creatore di tutto. E ha mandato molti messaggeri sulla terra. Noi ne abbiamo creato delle religioni. Non le hanno create i maestri spirituali che sono venuti sulla terra. Siamo stati noi. E purtroppo in nome delle religioni abbiamo anche ucciso, massacrato e stiamo continuando a uccidere e massacrare. Ora però questo Dio si è stancato delle nostre disubbidienze. Ma ve ti assicuro, quando ritornerà Cristo non tornerà solo. La cosa straordinaria dove io, scusatemi la battuta, a me piace un po' provocare, mi farò molte risate, tante risate, è che Cristo non viene solo. Ci saranno, lo accompagneranno personaggi che poi tutti i capi delle religioni si dovranno tagliare le vene, perché sarà accompagnato da Buddha, Maometto, Krishna. E dici, ma com'è? Siete tutti fratelli? Certo che siamo tutti fratelli. Voi siete ignoranti assassini che vi siete messo il avete messo il fratello contro il fratello, il padre contro il figlio. Quindi ci sarà un'unica religione. Prego. Sì. Signor Bon Giovanni, cosa pensa dell'inferno? A parte questa stanza, credo che mi trovo in un inferno abbastanza potente sulla terra, perché vedo bambini stuprati, bambini uccisi, 30.000 bambini che muoiono di fame al giorno, 27 guerre, le organizzazioni criminali che hanno nelle mani l'economia mondiale, vedo 12.000 testate nucleari, più inferno di questo? Io non lo so se andando all'inferno, spero di non andarci, c'è tutto quel male che c'è sulla terra. Credo che Satana si è messo le mani ai capelli, che dice, mazza, voilà, mi hanno battuto completamente. Là, gli uomini, là. Infatti, l'ultima cosa, infatti, cara, è più facile conciliare Satana con Dio che l'uomo con Dio. Perché Satana ubbidisce a Dio. Quando Cristo scaccia i demoni, ti ordino di uscire da quell'uomo, quello se ne va. Quando Cristo dice agli uomini, vi ordino di non fare la guerra, noi gli facciamo uno sberleffo. Quindi chi è ubbidiente tra l'uomo e Satana, a Dio? Questo è interessante studiare. Allora, è sempre una gioia sentirti, Giorgio, e grazie, cara, grazie. Noi siamo amici da tanti anni e ho scritto anche un libro su di lui, la sua biografia, che è solo sì. Abbiamo un rapporto molto affettuoso. Bellissima, e grandissima, Paola. Allora, la tua vicenda è cominciata a Fatima. Sì. Ed è molto legata a te. Sì. Pier Giorgio prima si sente. È caduto. Ti sentiamo comunque? Sì. Vieni qui, guarda. Siediti qui con noi, Paola. Era una domanda velocissima, ci avrei messo un attimo. Allora, dicevo, la vicenda di Giorgio è cominciata a Fatima. Mi sentite adesso? È cominciata a Fatima, l'estima che hai avuto lì ed è molto legata al terzo segreto. Io sul suggerimento di Pier Giorgio, quest'inverno ho letto il libro che mi ha fatto vedere, quello su Lucia, scritto dalle monache. È un libro interessantissimo, vi consiglio, l'ho trovato tranquillamente in libreria a Modena e anche lì c'è un riferimento al terzo segreto. Sappiamo tutti che la storia del terzo segreto non è finita, no.
con la parte del segreto che la Chiesa ha rivelato. Altre cose ci sono, lo sentiamo tutti, perché non è che abbia detto molte cose questa terza parte del segreto rivelato dalla Chiesa, non ci ha aperto. Assolutamente. Non spiegherebbe il perché il terzo segreto sarebbe stato tenuto segreto per tanti anni, al di là di quello che Lucia avrebbe dovuto rivelare. E quindi ti chiedo, sì, che cosa ci puoi dire ancora del terzo segreto? Certo. Hai qualche cosa in più da dire? Grazie. Il terzo segreto di Fatima dice esattamente questo, quello che io so, ovviamente. Ma lo saprete anche voi quando tutto sarà svelato. La parte che ha spiegato Papa Ratzinger, tra l'altro fu il cardinale Ratzinger, dopo diventò Papa, è la parte della visione che Lucia ha. Ed è quella che tutti sapete, ve la ripeto sinteticamente, c'è un uomo che attraversa vestito di bianco una città di morti, scala questa città, in cima a questa collina si ferma di fronte a una croce di legno grande, dei soldati con delle lance gli sparano e lo uccidono con le lance e con le pallottole. Lucia vede i tre pastorelli, vedono la Madonna fuori dal mondo, fuori dalla terra, vedono la terra, e vedono due angeli che versano con le brocche il sangue dei martiri. Poi c'è un angelo con la spada fiammeggiante della giustizia che sta per scatenare appunto la giustizia di Dio sulla terra, e la Madonna lo ferma. Questo è il terzo segreto di Fatima che ci è stato spiegato. Misteriosamente, oppure purtroppo per grandi interessi anche politici forse, non viene data la spiegazione che la Madonna dà a Lucia, perché nei primi due segreti la Madonna dice: questo è l'inferno dei poveretti, questo è la fine della la prima guerra mondiale, l'inizio della seconda guerra mondiale. Nella terza visione dice, offendendo un po' la nostra intelligenza, nella spiegazione la Chiesa, no, la Madonna non dà spiegazione, ma nella terza parte più importante, che la Madonna dà la spiegazione, ci viene detto no, non c'è spiegazione, invece c'è la spiegazione. Non solo, ma come avete visto con Pier Giorgio, Lucia ha un seguito di questa visione. Il seguito di questa visione, ed è il segno che io ho ricevuto a Fatima, da Lucia di Fatima l'ho ricevuto, morta, ma non è morta, come che mi ha guidato con la manina, che mi ha portato di fronte a Suor Sofia, che è la sua prediletta. Lucia scrive nel 1944 che questa visione continua e finalmente la Madonna non riesce a fermare la spada della giustizia di Dio che cade sulla terra. Cade così violentemente, dice lei, che l'asse polare magnetico della terra si sposta. Quindi noi ci ritroviamo lo spostamento dell'asse polare, il cambiamento geografico del nostro mondo. Quindi noi ci ritroviamo la Russia è un clima tropicale, l'Italia clima il circolo polare artico che arriva fino in Toscana, ci troviamo l'Australia che è completamente ricoperta dal ghiaccio. C'è uno sconvolgimento mondiale. Questo è parte del segreto di Fatima, ma non è solo questo. C'è anche nel segreto di Fatima che Lucia, e che non ci è stato detto, ma è quello che io so, e ringrazio Paola che mi ha fatto la domanda, parla della seconda venuta di Cristo. Perché quando la Madonna dice: e alla fine il mio cuore immacolato trionferà, puntini puntini, puntini puntini cosa? Puntini puntini, il mio cuore immacolato trionferà, perché verrà colui che non aspettate, cioè si riferisce a suo figlio, e quindi annuncia la seconda venuta di Cristo. Ma poi il messaggio di Fatima parla di un'altra cosa che prima Pier ha accennato: darò a Satana 100 anni di tempo per provare il mondo. 100 anni scadono nel 2017. Questo è parte del segreto di Fatima, ma poi c'è un'altra cosa, e poi non c'è più niente, Paola. Poi c'è un'altra cosa, il contatto con esseri che vengono da altri mondi. È ovvio che la Madonna
li chiama angeli, come li può chiamare? Come deve parlare a tre pastorelli che non sapevano nemmeno cos'era la Russia? Quando la Madonna dice ai tre pastorelli di Fatima e la Russia si convertirà, Lucia pensava che fosse la vicina, una delle vicine di casa, che non sapeva come si chiamava, e dice allora forse si riferisce alla signora Russia che abita. Quindi erano così puri i bambini all'inizio, poi ovviamente Lucia, studiando e diventando anche teologa, ha capito di che cosa si trattava. Quindi il segreto di Fatima non è, come ha detto Paola, quello, solo quello, perché non è che ci hanno mentito. La Chiesa ha detto la verità, però parziale. Ha detto un segreto di Fatima monco. È come che tu presenti una persona che c'ha un braccio, l'altro no, l'altro non ci fa niente. Invece l'altro braccio è quello più importante, perché c'è la spiegazione della Madonna. Ora io capisco il problema che può avere la Chiesa, che ha 1 miliardo di fedeli, dove deve dire e ci sarà lo spostamento dell'asse polare, forse moriranno milioni di persone e ritornerà Cristo, quindi ci giudicherà tutti. Io capisco il timore di fanatismi, il timore di collassi, di crisi psicologiche, di crisi familiari, perché magari le persone andrebbero, si potrebbero dividere. Capisco tutto, posso anche arrivare a capire la preoccupazione, però se c'è un messaggio della Madonna, tu devi dirlo, costi quel che costi. Ecco perché io rispetto tutte le apparizioni, io credo a tutto, sono un credulone, quindi se mi fate la domanda, credi all'apparizione? Io credo sempre. Poi se poi mi sbaglio, c'è sempre tempo a dire, beh, quell'apparizione mi sono sbagliato. Ma è meglio dire, intanto credo. Quindi a Medjugorje io ci credo, credo a tutte le apparizioni, perché non sono solo io che ho visto la Madonna. Certamente però devo dire una cosa e la dico col cuore, io segreti non ne ho. La Madonna a me segreti non me ne ha dati. Tutto quello che mi ha detto ve l'ho detto, non ho nessun segreto.